Dopo aver raccolto le olive nere, dobbiamo andarli a mettere dentro il fondo del lavandino e li dobbiamo andare a lavare con acqua fredda. Mettiamo il tappo dentro il lavello. Li prendiamo e li mettiamo dentro uno scolapasta. Dopo averli lavati tutti, li andiamo a mettere di nuovo dentro il lavello. E adesso dobbiamo andare a mettere il sale, quindi facciamo uno strato di olive nere in questo modo e uno strato di sale. Adesso li lasciamo così fino a quando loro non si addolciscono, su per giù passeranno 15 giorni. Sotto lo scolapasta ho messo una bacinella perché lo scolapasta deve stare rialzato, perché loro perderanno la loro acqua con il sale. Sono trascorsi 15 giorni, in questi 15 giorni io ho mescolato le olive in questo modo, ogni giorno. Adesso, dopo 15 giorni, le olive si sono addolcite, quindi passiamo al prossimo procedimento. Il prossimo passaggio è quello di riempire il fondo del lavello con dell'acqua tiepida e andare a inserire tutte le olive. Li dobbiamo andare a lavare. Li prendiamo e li rimettiamo dentro uno scolapasta. Dopo averli lavati per bene e messi dentro uno scolapasta, li dobbiamo andare a mettere dentro una cassetta al sole, perché noi comunque qui in Sicilia ancora a novembre abbiamo il sole. Se voi se nel vostro paese comunque il sole non c'è più, li dovete mettere dentro una teglia e inserirli dentro il forno.
In pratica le olive devono asciugare, quindi il forno lo dovete mettere a 50 gradi. Comunque non deve bruciare, ma deve soltanto si deve soltanto riscaldare per asciugarli. Adesso li lasciamo al sole fino a quando non si asciugano. Sono trascorsi 2 giorni, come potete ben notare le olive si sono ben asciugate. Adesso li posso mettere dentro i sacchetti per congelare. E quando mi serviranno li tirerò fuori e li farò scongelare. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie, un bacione a tutti e alla prossima video ricetta!